e Marco Fogris, che hanno accettato. Che hanno accettato questa sfida, direi, per Palmanova e vedrete poi le immagini con la calma, ma soprattutto le apprezzerete dopo la presentazione artistica e critica del professor Crispuoi, impegnato da anni come regista, come direttore di fotografia, ma come docente della scuola della fotografia al liceo artistico Sello di Udine, e anche come docente di fotografia digitale presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia. A te, grazie. Allora, adesso vengo alla lettura veloce di questa mostra, dicendo innanzitutto che ringraziamo naturalmente il sindaco, l'assessore e Gabriella per averci presentato questa raccolta di artisti, per aver organizzato questa bellissima mostra che celebra in qualche modo proprio la città. Dobbiamo partire da una piccola condizione, da due condizioni che Gabriella ha posto a tutti gli autori e che sono innanzitutto la dimensione, il formato dell'immagine, il quadrato, che è un formato che in qualche modo dà, ammesso che lo si sappia, diciamo, comporre, che lo si sappia quando utilizzare, dà evidentemente una dignità, celebra in qualche modo il contenuto che mostra. E poi naturalmente il secondo aspetto è quello del bianco e nero. Scegliendo queste due condizioni, già la mostra si presenta evidentemente con un senso univoco, con un senso chiaramente più destinato a un discorso più solidale, ecco, rispetto a Palmanova. Il bianco e nero, tra l'altro, è una questione particolarmente, una scelta particolarmente coraggiosa, ma interessante, perché che differenza c'è tra colore bianco e nero? Naturalmente il bianco e nero è quel modo di mostrare la forma, il contenuto fisico, materico, la corporeità delle cose. Diversamente invece il colore è assolutamente nell'arte quell'elemento che in qualche modo suggerisce emozione, suggerisce un sentimento che appartiene di solito più all'artista piuttosto che all'oggetto. E quindi in questa situazione, visto che la protagonista di questa mostra è Palmanova, la scelta del bianco e nero io la trovo particolarmente appropriata. Parto con una lettura veramente veloce, diciamo, di alcuni degli autori che sono esposti in ordine alfabetico. Mi soffermerò più su alcuni aspetti piuttosto che su altri. Ecco, il primo autore è proprio Barbarini, che ci presenta, adesso lo vedrete naturalmente con calma, che ci presenta due vedute, diciamo tra virgolette, composte in modo secondo una scuola fotografica, tra l'altro con gusto, con una ricchezza tonale molto ricca, e tra l'altro mi sono capitati, mi aveva mandato Gabriella i file di queste immagini, e ho trovato di Barbarini delle griglie, delle strutture in sostanza che lui in qualche modo, con il quale lui ha ingabbiato, diciamo, ha strutturato l'immagine. Quindi insomma due immagini sicuramente pertinenti alla realtà, invece le opere sicuramente per la quale appare più evidente, diciamo, l'opera di Barbarini, questa panoramica, che voglio sottolinearlo, propone proprio sei autori molto diversi tra di loro e che quindi propongono una veduta di Palmanova, proprio un'interpretazione poetica o proprio fotografica, documentale, che in qualche maniera si propone proprio in termini diversi e quindi mostra evidentemente anche un sentimento, un essere di Palmanova differente. Leggo velocemente anche le opere di Alessio Boldrini, che ci propone propone innanzitutto due compressioni di piani e due vedute tipicamente, tra virgolette, fotografiche di caso. Lì c'è il compositore Marco Antonio Barbaro e qui c'è un altro compositore. Più facile spiegare questa la questione. E qui, come vedete, la messa a fuoco non va nella profondità dell'immagine, ma sta su questo filo che congiunge un compositore con un altro. Chissà se santo, angelo o chissà quale figura religiosa, chissà l'Arnaldo. Bisogna dire che tutti i fotografi qui
presenti in questa mostra hanno un lungo curriculum, hanno partecipazioni a mostre, a pubblicazioni, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che questo aspetto tecnologico, per quanto diciamo così, non si legga così come l'immediatezza, in realtà è presente, ed è presente proprio grazie al risultato che si vede. Nella fotografia non si può imbrogliare, non si può fare una foto e mostrarla, diciamo, dire questa è una bella foto e invece questa foto appare come diciamo un qualcosa che non funziona, no? È evidente, perché l'aspetto subito tradisce evidentemente l'inesperienza. Il terzo fotografo è invece Cesare Geluzio, che ci mostra anche lui una copiata di immagini, due vedute. Mi trasportano proprio nella dimensione che è del popolo, del gendarme, dell'armigero che in qualche modo dall'inizio del Seicento in poi aprivano, spingevano con le forze, e quindi ecco che la materia e quindi il corpo dell'oggetto fotografico molto spesso è capace di suggerirci anche le suggestioni, suggestioni che sono appartenute, che appartengono all'oggetto in sé. E in questo senso proprio la corporità di cui parlavo prima, la fisicità dell'oggetto proprio ha mantenuto tutta la sua storia. Noi siamo qui tra 100 anni, voglio dire, nessuno di noi sarà a sentire ancora questi argomenti, ma le porche saranno ancora là, le pietre saranno ancora là, e questo ecco, è quell'aspetto che forse in questa raccolta è quello che mi è piaciuto di Cesare. Per quest'altro poi tra l'altro c'è anche una veduta molto romantica con un'infilata su una delle direttrici di Palmanova. Passo poi a una lettura rapida di Teresa Mancini, che tra tutte è quella più, che è una lettura a mio parere più questa veemenza è data da punti di vista assolutamente spinti, da prospettive molto, molto spinte dal basso. Mi interessa però anche vedere che cosa succede tra l'altro con questa veemenza, che lei è quella più contrastata di tutti. Vedete che usa bianchi molto forti, luci molto alte, neri molto scuri, e in questo evidentemente produce un effetto grafico, divide le masse compositive nell'immagine con evidente, con maggiore chiarezza. Una volta voglio sottolineare è che diciamo, un fotografo sa vedere la realtà, sa vedere, sa cosa può trarne. Ecco, difficile vedere turisti che fanno fotografie in una giornata di pioggia con un cielo così nuvoloso. E invece lei ha trovato i riflessi, ha trovato il nero della pavimentazione, ha trovato fuori questo chiaroscuro veramente eccezionale, veramente è proprio una veduta proprio che sembra proprio veramente uguale. Nelle quattro foto di Mauro Paviotti abbiamo invece l'utilizzo di una macchina fotografica a basso contenuto tecnologico, così mi scrive lui, è una Olga 120, una macchina che mi scrive costa 30 euro, una macchina cinese in pura plastica, e quindi che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori una veduta un po' appannata, una veduta un po' vengono fuori delle interpretazioni un po' sfocate, un pochettino quasi prese, sembrano prese distrattamente, naturalmente non lo sono. E tra l'altro, anche il titolo bello della mostra che dice Palmanova di ombra e di luce, lui certamente è quello più di ombra di tutti gli altri. Ma a saperlo in realtà è certamente quello che ha fatto, glielo chiedevo se per caso la giornata fosse limpida, proprio perché di solito con le giornate limpide, con la luce molto, si ottengono delle luci molto contrastate, delle luci, quindi delle ombre molto marcate, e quindi in qualche modo lui con questo controluce fa vivere le ombre, le fa diventare importanti, ed è tra l'altro tra tutti gli autori è quello che, come vedete, è l'unico, a parte questo mito che corre fuori dalla mura di Cesare Genuzio, è l'unico che riprende delle persone. L'ultimo autore è invece Marco Vogrich, che utilizza
come ha fatto anche in altre mostre, la tecnica del faustinopeico. Lui è un ingegnere elettronico, ma modifica delle vecchie apparecchiature e gli mette in alcuni casi un certo tipo di fotografia che fa, perché anche lui utilizza il digitale per il colore, eccetera, eccetera. Ma in questa foto lui utilizza un'apparecchiatura che gli permette di mettere a fuoco gli oggetti da un millimetro fino all'infinito, con una leggera, diciamo, anche lì sfocatura, che è dovuta a un fenomeno che si chiama diffrazione, ma insomma questo poco conta in questo frangente. Qual è il punto di vista? Lui dice che questo è il punto di vista del topolino, che quindi in qualche modo vede le cose in una prospettiva, in una scala differente. Io credo che questa invece sia, più che di un topolino, sia la visione di Alice nel Paese delle Meraviglie, che può attraversare, può vedere la straordinaria città di Palmanova in un altro modo, dove i ciottoli possono risultare giganteschi, dove le montagne possono diventare come delle montagne, come delle catene montuose, come il Tibet intero, insomma, perché naturalmente quando un ciottolo è vissuto una pagliuzza, lì ci sono delle pagliuzze d'erba lì in primo piano, che naturalmente possono far capire quale possa essere il punto di vista della formica quando si trova uno di quei pali davanti. È un altro modo di guardare la città, è un altro modo di considerare Palmanova, e in questa raccolta io dico, particolarmente azzeccata, che cosa ne viene fuori. Qui non voglio celebrare più la fotografia, gli autori, ma voglio celebrare la fotografia in sé, che permette evidentemente un linguaggio che però può essere declinato con tantissime possibilità, con poetiche differenti, con modi, con intenti differenti, anche naturalmente che dipendono da quello che è stata la propria esperienza, la propria cultura e la propria capacità tecnica. Grazie professor Criscuoli, e oltre al ringraziamento ai sei artisti, questa mostra non sarebbe stata possibile se non anche con una fattiva collaborazione di chi ha lavorato e ha allestito e ha predisposto questi pannelli. Innanzitutto grazie allo studio Camedale, al DOC, a tutto lo staff, grazie veramente della pazienza e della professionalità.